Ciao a tutti, bentornati. Oggi parliamo di preferiti del mese di aprile. Il video dei preferiti è un video che io cerco con tutte le mie forze di non farlo mai saltare, anche quando sono in difficoltà, quando magari non ce la faccio con i tempi, però cerco sempre di farlo rientrare, perché secondo me è un video utile anche per chi mi ascolta, perché consiglio prodotti che ho utilizzato, che conosco e quindi che per quanto mi riguarda, secondo sempre la mia esperienza, sono validi. È pur vero che io consigliando, cioè mettendo all'interno dei preferiti tanti prodotti, ogni mese prodotti diversi, voi potreste chiedermi, ma questa quanti preferiti ha? Questo è anche vero. Parlo di preferiti del mese, cioè quei prodotti che durante il mese io ho utilizzato e che comunque io ho apprezzato. Partiamo però, dopo questo disclaimer, dai preferiti skincare. Questo qui è un prodotto che sicuramente farà parte dei miei preferiti di sempre della vita. Sto parlando del balsamo struccante di Elemis. Nello specifico, lui è il Pro Collagen Rose Cleansing Balm, quindi fa parte della linea Pro Collagen, dove all'interno ci sono questi ingredienti anti-age. Lui si presenta chiaramente come un balsamo, io lo amo tantissimo anche rispetto a molti altri balsami struccanti, perché oltre ad avere una consistenza più morbida, è vero che diventa olio sul viso, però se vi state approcciando da poco alla doppia detersione, con questo prodotto potreste anche fare a meno del secondo step. Perché? Perché una volta scaldato sul viso diventa olio, emulsionato con l'acqua diventa schiuma, quindi potreste anche utilizzare soltanto lui come struccante. Io per abitudine ci passo comunque uno struccante, un detergente in gel. Però posso dirvi che per come è formulato, per la tipologia di balsamo, si può anche utilizzare soltanto lui. In realtà molti balsami struccanti non hanno questa peculiarità, tipo c'è il balsamo struccante di Clinique che non ha la stessa formulazione e non diventa mai schiuma, è sempre oleoso, comunque sempre facile da rimuovere, però non ha questa facoltà di diventare schiuma una volta bagnato con l'acqua. Per questo lui mi piace tantissimo, oltre ad avere un profumo che io amo, ha un profumo delicatissimo alle rose, non persistente, non fastidioso, anzi molto molto piacevole e mi piace tantissimo. Lo ricomprerei a vita, sicuramente lo consiglio davvero a chiunque. È consigliato a tutti i tipi di pelle, chiaramente poi magari se siete intolleranti a oli o avete la pelle molto sensibile o comunque più che sensibile, io direi, perché io la consiglio anche alle pelli sensibili perché all'interno ha anche ingredienti che vanno a lenire e anche ideali e adatte per le pelli sensibili. Per le pelli magari problematiche, acneiche, io non so come reagirebbe quel tipo di pelle alla doppia detersione, quindi non mi esprimo a riguardo. In ogni caso lui lo consiglio a tutti i tipi di pelle e lo amo. Restando sempre in casa Elemis, un altro prodotto preferito che potrebbe anche rientrare nei preferiti della vita è la crema. Questa crema qui è la Pro Collagen Marine Cream, sempre della stessa linea del balsamo. Quindi fanno parte della stessa linia. È una crema anti-rughe, quindi sostanzialmente è una crema anti-age. Mi piace tanto perché si presenta così come una crema normale, ma in realtà una volta presa e applicata si asciuga immediatamente. La consiglierei anche alle pelli grasse perché appunto si asciuga molto bene. Secondo me trattiene anche un po' il sebo, quindi aiuta anche le pelli grasse. Ma mi piace soprattutto perché si stende, che è una bellezza, e posso dirvi che anche come base trucco è molto valida. Infatti io quando applico questa qui e ci applico magari un fondotinta, vi dico che il fondotinta mi dura anche più del dovuto, più che altro anche il fatto di far venire fuori il sebo, quindi non divento oleosa subito, ma dopo tantissime ore nella zona T, perché io tendo a lucidarmi in questa zona. E quindi assolutamente consigliata. C'è da dire, anzi, vi segnalo anche che Elemis, in occasione della festa della mamma, ha proposto una selezione di prodotti al 25%, quindi tra l'altro molto validi. Penso ci sia anche questa crema e tante altre. È vero che Elemis è un brand molto costoso, però se avete la possibilità di provare anche le mini taglie, provatele. Io posso anche girarvi se volete, potete anche scrivermi in direct su Instagram.
Vi posso girare anche dei link con dei codici super vantaggiosi. Anzi, vi farò un video apposito su questo. In ogni caso vi lascio anche il link del 25% di sconto sui prodotti selezionati. Comunque questa crema è favolosa e io ora capisco anche il prezzo un po' esagerato, però è davvero validissima. Quindi soprattutto per le pelli mature è straconsigliata, però anche per me che ho 30 anni la prevenzione la dobbiamo comunque fare e va benissimo. Altro prodotto che sto apprezzando tanto è questa maschera notte di Glow Recipe. Lei è la Watermelon Glow Sleeping Mask. Oltre ad essere bellissimo il packaging, lo tengo come uno scettro. Voi sapete, io mi faccio tanto prendere dal packaging. E chiaramente è bellissima in questo vetro un po' non proprio uniforme, insomma è proprio bello il pack, infatti sicuramente la terrò anche quando mi terminerà. E si presenta, vi ho fatto anche un reel su Instagram per farvi percepire anche la texture, è molto gelatinosa, gommosa. Io inizialmente ho avuto difficoltà quando l'ho applicata la prima volta, perché ho applicato uno strato abbondante di prodotto e in quell'occasione dopo qualche ora veniva via a pezzi, quasi si sgretolava, infatti ho storto un po' il naso. Dalla seconda applicazione ho capito come applicare, quindi sono andata ad applicare la giusta quantità, il giusto strato di prodotto, non mi ha dato questo problema e al mattino mi sono svegliata con una pelle molto radiosa, anche perché proprio dona un effetto glow e luminoso. Una pelle radiosa, luminosa, morbida e quindi la sto apprezzando. La sto utilizzando spesso, devo dirvi, anche se ho paura mi termini troppo presto, anche se le maschere è comunque difficile terminarle in un arco breve di tempo. Quindi lei è assolutamente una preferita. Per fortuna, o meglio, ho avuto la fortuna di riceverla dalle box di Glamify. E quindi sono super contenta. Proverò anche il tonico della stessa linea, vi dirò. Poi, sempre di skincare, un altro prodotto che mi piace tanto e che consiglio vivamente alle pelli grasse o impure è questo detergente della linea Clear di Paula's Choice. Io ho acquistato questa linea in mini size, in travel size, e devo dire che è una linea validissima, soprattutto se soffrite di acne, di pelle impura, di pelle grassa, ma anche mista, perché è un gel detergente molto leggero. Si presenta in gel, vediamo se riesco a farvelo vedere, si presenta proprio molto gelatinoso, ma comunque molto leggero, e anche la cosa molto che mi piace tanto è che non va a tirare assolutamente la pelle, anzi lascia la pelle detersa ma allo stesso tempo idratata, per niente che tira, quindi è una linea che io assolutamente consiglio e adoro. Mi piace tanto anche l'SPF che sto utilizzando e quindi è un detergente stravalido. Sempre di skincare, passiamo all'SPF che amo. Parliamo di Origins. Questo qui nello specifico è l'SPF 40 e l'Energy Boosting Tint Moisturize ed è un SPF colorato, quindi che oltre ad essere una protezione solare funge anche da crema colorata, quindi potete anche evitare di truccarvi subito dopo se magari non avete voglia di applicarci il fondotinta. Devo dirvi che va ad uniformare un sacco l'incarnato, dona un effetto molto luminoso. Ha un colore particolare, tipo grigiastro, che però andandolo a scaldare sul viso prende la tonalità della vostra pelle. Non lo consiglierei però alle pelli molto chiare, perché ha un sottotono un po' aranciato, quindi magari se siete abbronzate va bene. Io la applico tranquillamente perché, ripeto, si fonde molto bene col mio incarnato. Non ossida, ma mi piace tantissimo questo effetto illuminante. In più è un SPF, quindi unite anche le due cose. E questa cosa l'apprezzo tantissimo di questo prodotto. Io sicuramente acquisterò la versione full, perché credo sia stravalido. Se vi piace quell'effetto sheer, un po' luminoso come piace a me, assolutamente ve lo consiglio. E se comunque non siete abituate ad applicare SPF, cosa che assolutamente va fatta ogni giorno, estate, inverno, sempre.
E io fino a qualche anno fa non lo facevo, devo essere sincera, non sono una di quelle che da sempre, tutti i giorni, utilizza l'SPF. Negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, ho preso questa abitudine, mi rendo conto che è una cosa che si fa. Ricordate che il vero anti-age è l'SPF. Tutto il resto possono aiutare, ma è lui. Restando sempre in casa Origins. Un altro prodotto che mi piace tanto, che non so se l'ho consigliato, se ve l'ho inserito nei preferiti, sta di fatto che a me piace tantissimo. È questo contorno occhi, si chiama Refreshing Eye Cream ed è un contorno occhi illuminante. Si presenta infatti così con questa spugnetta, con l'applicatore a spugnetta, dove poi andando a pigiare viene fuori il prodotto. Mi piace tanto perché illumina da morire a vista d'occhio il contorno occhi. All'interno queste particelle un po' luminose che vanno appunto a donare questo effetto occhio fresco, sguardo fresco, il che mi piace tanto. E quindi assolutamente un contorno occhi che mi piace. Non va a lavorare granché magari sulle borse, tipo le mie, però avendo anche questo effetto luminoso, anche visivamente dà questo effetto, diciamo, va a nascondere un po' le borse perché c'è questo effetto un po' glow e luminoso. E io assolutamente è un contorno occhi che amo, mi piace tantissimo e tra la cosa che mi piace anche tanto è che è molto leggero, cioè si stende benissimo, è facile da applicare. Io che amo molto di più il contorno occhi, cioè la crema contorno occhi più gelatinosa, non amo molto quelle texture cremose e pesanti, perché il mio contorno occhi, insomma, non le sopporta, il mio contorno occhi non le sopporta molto. Devo dire che lei, pur essendo cremosa, si stende benissimo, non ho nessun tipo di problema, quindi una crema stravalida. Passiamo al make-up, ci sono soltanto due prodotti. In primis c'è la famigerata cipria di Laura Mercier. Lei è la Translucent Loose Setting Powder ed cioè è molto famosa in realtà. Io da diversi anni l'avevo adocchiata, ho trovato un'offerta su Pinalli in questa versione mini size da 9,3 grammi, ma in realtà queste mini size di ciprie per me vanno più che bene, anche perché ne provo tante diverse, quindi questa qui qualche mese mi dura e devo dirvi che è una cipria validissima, è una cipria in polvere, ha questo colore bianco avorio, diventa completamente trasparente sul viso chiaramente, ma posso dirvi che fissa benissimo, vi tiene a bada tantissimo le zone lucide. E vi leviga anche tanto la pelle. È una cipria, ora capisco perché tutti prima ne sentivano, ho sempre sentito parlare bene di questa cipria ed effettivamente è una delle cipre più valide che io abbia provato fino ad ora e assolutamente la consiglierei. Il prezzo è un po' limitante perché costicchia, però se trovate delle offerte valide, anche in questa versione un po' più piccolina, vi consiglio di provarla. Termino con un ultimo prodotto e parlo di Espresso. Ho acquistato il prodotto, il gel fissante per sopracciglia. Lui ormai penso che l'abbiate visto, soprattutto su Instagram, è super instagrammato, me per prima. È Laybrow. Allora, questo qui è un semplicissimo scovolino per fissare. Mi piace tanto perché le fissa molto bene, senza indurirle più di tanto. Io sto cercando sempre di avere questo effetto un po' più spettinato, come si usa un sacco adesso. Devo dire che le tiene abbastanza a bada e mi piace anche l'effetto che mi dona, cosa che anche con il fissante di Benefit, che per me è uno dei migliori in assoluto, non riesco ad ottenere quell'effetto, quindi l'effetto un po' spettinato, sopracciglia all'insù, perché le tiene davvero molto bene. Non le attacca, ma le pettina, le separa, le divide. E quindi assolutamente preferito, lo sto utilizzando con piacere, devo dire che lo consiglio, assolutamente sì. Io ho terminato con i prodotti preferiti del mese di aprile e spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di passare chiaramente anche dalla mia pagina Instagram e noi ci vediamo presto. Ciao!